Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Non so se ci siamo tutti, però il tecnico farà entrare man mano che la gente arriva. E ricordo che l'incontro è registrato, quindi è già avviata la registrazione, e ricordo anche che la telecamera e il microfono di tutti i partecipanti è disattivato. E ci scusiamo, però l'abbiamo fatto come lo scorso anno per una questione organizzativa perché siamo in tanti e diventava forse un po' caotico. Poi qualcuno, insomma, magari faceva, non silenziava il microfono, eccetera. Abbiamo pensato di fare così. Sarà comunque possibile intervenire scrivendo in chat, e quindi sia per fare domande, riflessioni, eccetera. Noi, insomma, seguiamo la chat e vediamo quindi poi di rispondere alle domande che man mano saranno poste, oppure riserviamo un momento alla fine. Queste prime 2 ore fino alle 16 sarà un momento di plenaria, quindi dove daremo tutta una serie di informazioni generali sul piano attuativo che si avvia oggi e un po' di dati. E mentre a seguire, ricordo per chi è interessato, c'è la possibilità di partecipare invece a degli incontri tematici che sono i tavoli, così come li avevamo definiti all'avvio di questo triennale nel 2018, e lì invece sarà possibile, ci saranno la telecamera e il microfono attivati, e sarà possibile anche fare, diciamo, un confronto più aperto, tra di noi. E va bene, lascio la parola all'assessore Lisi, per aprire l'incontro. Buongiorno a tutti. Sono emozionata per diverse ragioni oggi. La prima è che dopo 10 anni di momenti di condivisione insieme, e non essere in plenaria innanzitutto mi dispiace molto, e non potervi incontrare dopo un anno e mezzo di pandemia mi crea, insomma, qualche difficoltà. Parlare davanti a un video non è facile e sicuramente è anche poco stimolante, e quindi mi manca molto la relazione e l'incontro con voi tutti. E immagino che siate tantissimi, e non vedo il numero, però sono sempre stati molto seguiti i nostri piani di zona e molto partecipati. È la prima volta in 10 anni che non ho accanto a me, pur essendo nel suo ufficio. Non ho accanto a me il dottor Mazzotti, che è il capo dipartimento del sociale qui del distretto di Rimini Nord e anche direttore del distretto, direttore dell'ufficio di piano. Mi manca anche, insomma, molto avere, oltre a non vedervi, non potervi incontrare personalmente, e il fatto che comunque la pandemia ha creato una situazione che ancora stiamo vivendo sulla nostra pelle, e il fatto di parlarsi ancora attraverso un video è proprio una testimonianza di questo. Il dottor Mazzotti oggi non può essere presente perché ieri era il suo compleanno, come molti di voi sanno, in occasione della festa della Repubblica. E ha fatto la prima dose di vaccino e stamattina l'abbiamo sentito insieme alle collaboratrici e agli uffici, e non sta molto bene, quindi è veramente, cioè, è un aspetto positivo, no? Riuscire a vaccinarsi, ma chiaramente per quelli che di voi l'hanno già fatto, magari qualcuno di voi sa cosa voglia dire affrontare magari le prime 24 ore. E personalmente penso che l'unico modo per vedere un po' di luce in fondo al tunnel sia quello di davvero riuscire a fare a ognuno di noi la nostra parte. Io personalmente oggi ho potuto registrarmi finalmente dalla disponibilità, e mi hanno appena comunicato che mi hanno dato l'appuntamento domani, quindi sono molto contenta di questo, e sono contenta anche perché oggi
riesco a essere qui con voi. Vi parlerò molto, immagino, indegnamente rispetto a quella che sarebbe stata l'illustrazione del dottor Mazzotti, ma ho qui con me la dottoressa Boschetti, la dottoressa Fiori e la dottoressa Raffaeli, e poi di là nell'altro ufficio, nella sala gialla, ci sono tutte le altre collaboratrici collegate che mi daranno insomma un sostegno dove mancherò di precisione nell'illustrazione. Passo velocemente a dirvi veramente due o tre brevi cose in premessa. Dunque, questo, come dicevo, è l'ultimo anno di questi 10 anni, quindi di 2 mandati amministrativi da parte mia come presidente del distretto. Per me lavorare in distretto, e lo dico anche ai colleghi collegati e anche a tutti i tecnici collegati, è stato una modalità molto interessante, molto stimolante e anche molto arricchente. Personalmente, forse tra i ruoli che ho ricoperto, è stato sicuramente anche quello più gratificante, perché confrontarsi tra un comune più grande, il comune capoluogo, e i comuni più piccoli, e davvero approfondire e sviluppare quello spirito di solidarietà tra enti, anche così eterogenei nel nostro distretto, perché ricordiamo che arriviamo come competenze fino al comune di Casteldelci, nell'alta e nella bassa Valmarecchia, più il comune di Rimini e il comune di Bellaria. Quindi è un territorio che ricopre l'ambito turistico, l'ambito della costa, ma anche l'ambito montano, l'ambito in grossa densità abitativa e l'ambito invece che vive uno spopolamento. Quindi questa eterogeneità penso che sia stata anche una fonte sicuramente di arricchimento, e su questo, insieme all'azienda ASL, proprio perché le politiche distrettuali devono essere sempre di più concentrate nella parte di integrazione sociale e sanitaria, quell'integrazione che in tanti luoghi viene spesso richiamata, ma che da noi invece ormai è una pratica da anni, proprio perché tutti i tecnici, i collaboratori e le collaboratrici dell'ufficio di piano hanno saputo rendere questa, diciamo, visione politica una visione attuata anche dalla parte tecnica. E quindi questo è stato un supporto importantissimo, avere gli uffici che in questi anni si sono dedicati a tutto questo, a tutti voi, ma anche a tutti noi, come parte politica, è stato fondamentale. E la sinergia di questo lavoro di insieme penso che si veda nei risultati di quello che è uno stile di questo distretto, di voler sempre di più lavorare insieme e approfondire anche le conoscenze dei nostri territori. Dunque, passo all'illustrazione molto veloce di alcuni slide. Spero di non tediarvi troppo. Alcune collaboratrici hanno la possibilità di leggere anche i messaggi che invierete mentre procederò con l'illustrazione. Quelli più interessanti, le domande, sappiate che possiamo poi ad alcune rispondere anche a seguito dell'illustrazione. Quindi potete farlo tranquillamente scrivendo nella chat. Bene. Ecco, non so se ci ho avviato la condivisione, io lo vedo ma non so se lo vedo. Bene, vai a verificare se si vede, grazie. Visto che vi abbiamo tutti silenziati, Barbara andrà a verificare di là se potete vedere le slide. Dunque, molto velocemente, è chiaro che non tutti voi, enti di terzo settore, vi occupate di infanzia, adolescenza e famiglia. Però ci sembrava importante fare inizialmente una breve illustrazione su questo aspetto. Innanzitutto perché siamo in un anno di cambiamento epocale come distretto di Rimini Nord, anche il distretto Rimini Sud ha attuato le stesse politiche, ma vi ricordo che su 38 distretti in regione Emilia-Romagna noi eravamo praticamente rimasti gli unici ad avere le deleghe in ASL. Quindi da questo cambiamento, quindi dell'aver riportato le deleghe con la titolarità dei comuni,
in particolare, poi mi fermerò su questo a conclusione di questa illustrazione. Oggi parleremo, proprio faremo questo breve focus sull'infanzia, l'adolescenza e le famiglie. Questo perché? Perché il Fondo Nazionale Politiche Sociali ha continuato a investire sulla non autosufficienza, sulla povertà e sui livelli essenziali di politiche sociali. Ed è stata confermata la destinazione della totalità delle risorse proprio del Fondo Nazionale assegnata alla Regione alle misure e agli interventi in favore di infanzia, adolescenza e famiglia. Chiaramente lavorare su questi temi vuol dire anche mettere e porre le basi del futuro della nostra società. Per evitare quello che è un fenomeno che chi si occupa di sociale da molti anni conosce purtroppo molto bene, che è quello delle porte che a volte non si chiudono. Cioè, noi per anni abbiamo potuto verificare come famiglie e bambini che erano state seguiti da tutela minori a sua volta diventano genitori con figli seguiti da tutela minori. Ecco, noi dobbiamo fare in modo con le politiche sociali di intervenire assolutamente per rompere queste catene che a volte si ripropongono. La finalizzazione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali ha tre direttrici principali. La prima sono gli interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi, sostegno socioeducativo domiciliare, il focus chiaramente è sempre la genitorialità, il servizio di mediazione familiare. Si parla dei primi 1000 giorni di vita anche da parte del Fondo Nazionale, ma voi sapete bene ormai, perché poi le illustrerò brevemente, che il tema dei primi 1000 giorni di vita è stato per noi uno degli 8 punti strategici che abbiamo insieme valorizzato nel percorso che ci ha portato al programma, al piano attuativo annuale, quindi il piano di zona approvato dalla Regione Emilia-Romagna all'ultimo triennale. Questo perché? Perché nelle nostre politiche abbiamo evidenziato come fosse importante puntare l'attenzione sui primi 1000 giorni di vita del bambino, dove sappiamo che si forma circa il 70% del carattere e delle nostre attitudini. Il secondo canale è l'intervento a sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi, chiaramente qui focalizzandosi proprio sulla scuola, interventi coprogettati e per studenti in condizioni di difficoltà a rischio. È chiaro che per noi la scuola è un ambito fondamentale dove queste dinamiche vengono verificate al di fuori dell'ambiente scolastico. E nel territorio, appunto, con i sostegni e i servizi socioeducativi territoriali. Su questi due piloni abbiamo avuto la possibilità proprio di iniziare a lavorare con due interventi innovativi già avviati, che sono l'educatore di quartiere e l'inclusione scolastica dei ragazzi con disregolazione emotiva. Abbiamo sempre avuto un altro tema molto forte, molto sentito anche all'interno dei tavoli, che è quello di avere o meno delle diagnosi. Allora, spesso i servizi hanno delle difficoltà nell'intervenire quando non ci sono delle diagnosi certificate da parte magari del servizio sanitario. Questi interventi, soprattutto il secondo, ci hanno dato la possibilità di finalizzare i progetti ed aumentare le competenze emotive, la qualità dell'interazione tra pari, tra i ragazzi e col mondo degli adulti. L'altro intervento innovativo per noi fondamentale, ma che ha già visto il suo avvio come progetto, ma io spero che questa figura dell'educatore di quartiere possa davvero esplodere nella nostra città, nei nostri ambiti di vita, perché è anche strettamente collegato al tema della territorialità. E sul discorso della inclusione sociale e del monitoraggio spesso abbiamo anche delle politiche che verbalmente le raccontano, ma poi non ci sono dei progetti che veramente vanno ad avere queste possibilità di sviluppo e di conoscenza. Invece in questo caso l'educatore di quartiere sarà proprio una figura che ci aiuterà in questo percorso.
per anche prevenire eventuali rischi di disagio o di devianza. Il terzo pilone è il sistema di intervento per i minorenni fuori famiglia, e in particolare il rafforzamento delle equip territoriali multiprofessionali, il rafforzamento delle equip di secondo livello multidisciplinari, le specialistiche sull'abuso del trattamento, lo sviluppo delle procedure di audit clinico organizzativi, la qualificazione del sistema di rilevazione dei dati sui minori delle famiglie e la promozione della figura dell'esperto giuridico. Questo percorso ci aiuta particolarmente nel momento in cui andiamo a parlare proprio di quello che è stato il nostro... contate che da quando sono iniziati hanno preso l'avvio proprio la formazione dei servizi sociali a Rimini, i comuni non sono mai stati titolari, non hanno mai avuto la titolarità, ma hanno sempre vissuto con... e la gestione delle deleghe all'ASL. E di questo abbiamo sempre fatto, per quanto ci riguarda anche, e non lo dico perché adesso abbiamo cambiato gestione, ma è giusto ricordare che noi abbiamo sempre detto che questo era un modello che per noi era migliorativo rispetto a quello che succedeva nel resto della regione, perché per noi l'integrazione sociale e sanitaria e la vicinanza degli operatori sociali e sanitari all'interno del Colosseo, all'interno di uno stesso stabile, alla distanza di una battuta di porta di quello che poteva essere un consulto, un'informazione, un condividere e le tematiche su minori che comunque a volte, molto spesso, purtroppo sono molti problematici e che quindi hanno bisogno sia della parte dell'assistenza sociale che della neuropsichiatria che della parte educativa in sinergia. Ecco, questo per noi è sempre stato un modello molto interessante. Tuttavia abbiamo affrontato un percorso che non ha voluto essere uno strappo col passato, è stato un percorso condiviso con l'azienda. Come sapete, il direttore dell'ASL della Romagna, il neo direttore insediato proprio l'anno scorso in questo periodo, ha ritenuto anche questa parte che potevamo insomma approfondire un percorso per riuscire ad avere anche come ultimi due distretti della regione Emilia-Romagna anche di poterci riprendere le deleghe in capo alla tutela minori, un po' come avevamo fatto nel passato con gli anziani e con i disabili. Anche lì nascevamo da un sistema di delega e a un certo punto abbiamo superato questo andando verso la gestione associata ad alta integrazione sociale appunto e sanitaria. Quindi abbiamo mantenuto il nostro plus, che era questa della vera integrazione, aggiungendo però una forma di gestione diversa. Per noi è stato un cambiamento epocale questo, è avvenuto nel dicembre del 2020 e quindi siamo nei primi, diciamo, 6 mesi di nuova gestione. La distinzione in questo slide molto velocemente, senza scendere troppo nel tecnico, anche perché non trovo neanche così opportuno che la parte politica svolga anche questo ruolo di tecnico, ma evidentemente l'ultimo anno dovevo anche assolvere questo ruolo non avendo accanto a me il dottor Mazzotti. Le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ora sono in capo appunto al comitato di distretto. La valutazione, la presa in carico, la progettazione, la gestione tecnica, il monitoraggio degli interventi, l'istruttore per il Tribunale dei Minori ordinario, la gestione delle adozioni e dei affidi rimane sempre tutto in capo al distretto nella funzione di governo. Per ogni distretto però è previsto un coordinamento degli assistenti sociali, ecco, come avviene, ripeto, per l'area anziani e disabili, quindi niente di nuovo in questo, ed è assicurato da figure professionali che vengono e sono messe a disposizione dall'ASL Romagna, almeno in questa prima fase. Quindi di fatto l'utente finale, la famiglia, non si dovrebbe nemmeno accorgere di questo, che per noi è un cambiamento epocale nel cambio di gestione di modalità,
Tuttavia, i riferimenti rimangono, il coordinatore appunto degli assistenti sociali rimane una persona a disposizione ed è la medesima persona che gestiva prima il servizio, anche quando eravamo in delega. Quindi non cambiano di fatto gli attori principali, non cambia di fatto nulla nella gestione dell'ordinarietà, tuttavia si distinguono le prese in carico in prevalentemente sociali e invece in quelle ad esempio integrate. Per le prese in carico integrate i coordinatori distrettuali operano sotto però il coordinamento tecnico professionale della figura professionale della unità operativa di neuropsichiatria tutela minore. Ecco, questo era quello che succedeva prima. Il comitato di distretto è l'organo politico e, come vedete a sinistra, nella piramide a sinistra, l'organo gestore era l'ufficio di piano, il coordinatore sociale, gli assistenti sociali e questo competenza dei comuni. Tuttavia, nella gestione che c'era prima in delega, abbiamo una parte, diciamo, distaccata della parte sanitaria per quanto riguarda l'ASL, dove al vertice della catena di comando c'è l'unità operativa di neuropsichiatria, il coordinatore dell'integrazione sociosanitaria, gli psicologi, i neuropsichiatri e gli assistenti sociali. Come vedete, queste due piramidi erano distaccate e quindi noi, delegando la funzione, di fatto ne perdevamo il controllo, no? O la gestione diretta, sicuramente la gestione. Tornando titolari come comune delle deleghe sulla tutela minori, quindi non avendo più la funzione di delega, ma avendola passando dalla funzione di delega alla funzione di gestione associata, vediamo il cambiamento nel avere il comitato di distretto, che è sempre l'organo politico di indirizzo. A sinistra abbiamo sempre l'ufficio di piano, che però coordina le risorse insieme all'unità operativa di neuropsichiatria. Abbiamo un'equipe multidisciplinare che prima non c'era, il coordinatore sociale e gli assistenti sociali, il coordinatore dell'integrazione sociosanitaria e sotto, praticamente uguale a prima, con gli psicologi e i neuropsichiatri, dove c'è però, come vedete dalle frecce, un forte processo di integrazione e chiaramente i comuni diventano di nuovo, si riappropriano anche della titolarità di questa gestione. I comuni hanno condiviso questo percorso insieme al dottor Mattotti, insieme al dottor Tamagnini, a tutto l'ufficio di piano, ed è stato un percorso molto graduale e abbiamo avuto modo di approfondirlo, perché voi dovete pensare alle dinamiche che si instaurano in comuni piccoli quando si hanno dei casi di presa in carico in tutela minori che vanno a scompensare un bilancio di un comune piccolo, no? E questo per noi è stato fondamentale, anche trovare una modalità di lavoro che tranquillizzasse anche gli amministratori dei piccoli comuni. I punti di forza sicuramente che l'ASL, ma anche che i comuni hanno, è che prima tutti erano, c'erano tantissimi accordi bilaterali, quindi il singolo comune e l'azienda. Adesso abbiamo un unico accordo multilaterale dove siamo appunto tutti insieme e garantiamo a livello distrettuale l'uniformità dell'approccio e dell'inquadramento dei casi. Questo è fondamentale su un tema delicato come questo, appunto, della gestione della tutela minori, dove parliamo sempre di problematiche che riguardano, lo ricordo, la genitorialità, cioè la capacità genitoriale, e non un problema meramente sociale di una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese perché il capofamiglia ha perso il lavoro. Quindi la programmazione delle attività e delle risorse avviene anche questo in un contesto unitario e si integra con la pianificazione del fondo sociale locale, dove abbiamo risorse dove possiamo decidere
a livello politico e di indirizzo come destinarle, perché non abbiamo il vincolo di doverle destinare a particolari, come avviene ad esempio per la non autosufficienza. Il sistema di fondi che hanno un effetto assicurativo per i bilanci comunali, come vi dicevo prima, un esercizio diretto di responsabilità dei comuni sugli allontanamenti ex articolo 403 e la designazione dei tutori. Quindi questo diventa fondamentale e anche, secondo me, molto sfidante nell'avere adesso i comuni anche una possibilità di interrompere quella catena di cui vi parlavo all'inizio di questa illustrazione. Io penso che le sfide importanti siano sempre quando avvengano, quando qualcuno riesce ad interrompere magari un meccanismo che vuole dire per alcune persone anche ripetere dei comportamenti di un certo tipo. Bene, passo ad elencare anche qui in maniera molto veloce. Chiedo sostegno a Barbara. Perfetto, grazie. Grazie Barbara. Allora, il dottor Mazzotti non voleva che ve li rielencassi, faccio questa premessa, ma come sapete io ho questa tendenza ad ascoltare poco i suggerimenti degli altri, no, non è vero. Penso che ricordare quello che è stato un percorso per noi è allora politicamente importante, perché quando la regione ha cambiato totalmente con il nuovo piano triennale la modalità, quindi non più per categorie, minori, anziani, disabili, e immigrazione, no? le povertà che avevamo prima, e abbiamo dovuto dare, no? un senso di trasversalità a tutto il processo, e un processo partecipativo che quindi dovesse essere anche un momento dove condividere, abbiamo deciso come distretto Rimini Nord di non dare dei punti o delle linee preconfezionate, ma questi punti strategici sono venuti fuori da un lavoro di vera partecipazione e condivisione. È per questo che secondo me l'ultimo anno, visto che ne sono passati 10 ed è l'ultimo anno che ho la possibilità di illustrare questo percorso, oggi io lo ricordo anche in maniera, per noi che facciamo parte di questa rete, di questo mondo, di questi linguaggi anche così a volte tecnici, questo momento è un avvio di un procedimento amministrativo, cioè in questo momento noi stiamo assolvendo una funzione amministrativa di un percorso e non è semplicemente perché ci piace stare insieme un pomeriggio, prima lo facevamo anche vedendosi in 500 persone in una sala, ma è proprio il dare l'avvio appunto con uno stile anche di trasparenza e di quello che è un iter che per noi è importante che sia condiviso, ma appunto è all'interno di un procedimento amministrativo. Per questo mi sarebbe piaciuto molto organizzare un evento e avere la possibilità in chiusura di questi 10 anni di avere una modalità anche diversa di partecipazione. Tuttavia, essendo all'interno appunto di un percorso amministrativo, non è opportuno che poi la parte politica viva questo momento come una cosa, tra virgolette, sua. Ricordo che i progetti e questi punti sono stati elaborati dal tutto il comitato di distretto di Rimini Nord, quindi tutti gli amministratori
locali di tutti i comuni che fanno parte del distretto di Rimini Nord e di tutti i tecnici che fanno parte dell'ufficio di piano e di tutta la parte tecnica dell'ASL, chiaramente all'interno e all'esterno dell'ufficio di piano. Penso sia utile ripercorrerli molto velocemente, magari tutti ve li ricorderete a memoria, ma per noi è importante ribadirli, visto che ancora non abbiamo un nuovo piano triennale da parte della Regione. Quest'anno saremo in proroga, non so per quanti anni sarete in proroga anche successivamente, perché siamo stati in proroga molti anni prima. E questo è un anno ponte, in attesa di un nuovo triennale, quindi per noi sono validi ancora gli 8 punti strategici che avevamo elaborato negli anni scorsi. Allora, il primo punto riguarda la corresponsabilità del terzo settore sui risultati. Su questo punto, come sapete, ci siamo concentrati molto, abbiamo condiviso molto il fatto di, un po' come nella logica dell'istruttoria pubblica, quando c'è vera coprogettazione fra l'ente locale, fra un distretto, un comune e un terzo settore, non c'è una parte che sta sopra e una parte che sta sotto, ma insieme si coprogetta per arrivare a un risultato. E quindi anche in questo è importante richiamare il senso della corresponsabilità. Altrimenti tutti mettono in pratica degli obiettivi o dei progetti che tutti gli anni sono uguali, ma in pochi si interessano poi di quali risultati abbiamo ottenuto con quei progetti. E quindi anche il terzo settore, che per anni con noi insieme siamo stati abituati a raggiungere, a coprogettare, a sentirsi davvero parte di un qualcosa che non ci vedesse contrapposti, ma ci vedesse sullo stesso piano, era importante ribadire questo concetto anche sui risultati che vogliamo ottenere, soprattutto avendo una minore rigidità nella distinzione tra la committenza e la gestione. Non c'è la parte pubblica che fa da committente e la parte privata, ma siamo insieme in questo percorso. Allora, la logica del budget di salute. Su questo, come sapete, il budget di salute parte da un settore che è quello della salute mentale. Io e il direttore del distretto e anche il direttore dell'ufficio di piano e anche tutti i collaboratori in questi anni abbiamo imparato a credere molto in questo percorso, perché il budget di salute ci dà la possibilità di avere le risorse più liquide e di coinvolgere anche il volontariato e tutte quelle risorse informali che la comunità presenta, no? E dicevamo il giornalaio che vede passare quel ragazzo con disabilità, la persona che tutti i giorni passa e vede che quel percorso per l'autonomia di quel ragazzo lo può verificare. Quindi la possibilità del budget di salute per noi è una scelta fondamentale nel momento in cui riusciamo a smontare quella rigidità di norme che invece ci impongono dei parametri molto selettivi e molto rigidi. E siccome anche in questo, no, per noi le politiche di capacitazione sono sempre quelle che guardano la singola persona, il singolo intervento personalizzato su quella persona, avere una serie di norme rigide non ci permetteva di ampliare le possibilità anche di poter puntare su una rete informale. Al terzo punto vedete che viene nominata la mappatura delle reti informali, il raccordo, il sostegno tra volontariato e impresa, quindi uscire anche dalla logica di contrapposizione fra mondo profit, mondo non profit, mondo pubblico, mondo privato, perché in questo è davvero, perché ci sia sinergia, bisogna pensare a tutte le risorse umane, economiche, sociali, informali e formali come un tutt'uno che renda quella persona in grado di avere un'autonomia e di ampliare le proprie aspirazioni e le proprie capacità. Il terzo punto è il promuovere la capacitazione mediante interventi calibrati sulle fasi critiche di transizione del ciclo di vita familiare.
Su questo abbiamo sempre fatto l'esempio di quanto spesso una persona che fino a quel momento era una risorsa in una famiglia si trova a dover avere un problema inaspettato, imprevedibile, ad esempio di salute, e tutto un tratto quella persona da risorsa si trasforma in persona da accudire. Questo sconvolge la vita delle famiglie che sono totalmente disorientate in una fase iniziale. E quindi proprio in questo caso dobbiamo avere la capacità di promuovere in questo senso la capacitazione, cioè di rendere le persone capaci di avere la possibilità di avere degli interventi che siano calibrati su quel momento lì. Perché se si interviene dopo 2 mesi da quell'evento critico, non ha più senso, no? Magari rischiamo di avere ormai compromessa una situazione familiare, rischiamo di avere una cronicità di una situazione, di una difficoltà di relazione. Quindi in questo caso dobbiamo avere anche la possibilità di convertire le risorse di base che sono sia familiari che della nostra comunità nelle libertà e nei funzionamenti che ciascuno di noi deve poter sviluppare. E il quarto punto riguarda le strutture socio-sanitarie come avamposti di culture ed approcci innovativi declinabili sul territorio. Noi siamo sempre andati in un'ottica di deistituzionalizzazione, tuttavia ci sono strutture sanitarie, socio-sanitarie, che diventano fondamentali in alcuni momenti della vita, che hanno bisogno di essere ancora di più connesse fra di loro e anche con il territorio. E su questo devo dirvi che il Covid ha avuto un ruolo fondamentale perché per tutte le difficoltà che le strutture sociosanitarie hanno dovuto affrontare con la pandemia, la sinergia tra loro nelle modalità di gestione degli ospiti, nella modalità di gestione del rapporto con i parenti, con i visitatori, nella modalità di gestione anche con noi per quanto riguarda le risorse comprimibili, incomprimibili, posti vuoti e la gestione che noi in alcuni casi alcune strutture hanno dovuto davvero prendere delle decisioni molto difficili nelle fasi più critiche della pandemia. E ricordo che tutte le nostre strutture, appena c'è stata la possibilità, si sono dotate delle stanze degli abbracci. E penso che siamo stati innovativi come territorio anche su questo. E riconsiderare questo punto, questo quarto punto, dopo un anno e mezzo di pandemia, penso che sia toccante. Perché le strutture hanno vissuto davvero dei momenti di grandissima difficoltà e sentirsi che chiunque, no? Che i nostri collaboratori, chi si occupa di non autosufficienza, chi si occupa di loro, ha sempre avuto il telefono disponibile 24 ore su 24, così come l'ASL, così come tutto l'ufficio di piano, penso che sia stato molto importante nel far sentire anche una vicinanza personale. E secondo me davvero le strutture sono state punti di un percorso anche non reversibile nella continuità. Tante persone non si sono più fidate di inserire le persone nelle strutture, ma la cosa che mi ha comunque colpito molto è che il nostro territorio ha sempre creduto su un concetto di domiciliarità. E quindi di tenere la persona all'interno del nucleo familiare, all'interno di quelle relazioni il più possibile, il più a lungo possibile. E tuttavia le strutture hanno dato una grandissima mano, un grandissimo sollievo e continuano a darlo anche in questo percorso di età della vita in cui l'età si innalza sempre di più. Ma crescono anche aumenta anche la gravità delle patologie dell'età anziana. E quindi questo vivere le strutture anche così connesse al territorio diventa fondamentale. L'ultimo, scusate, il quinto punto è il dopo di noi.
E su questo abbiamo sempre più bisogno di sperimentare degli approcci incisivi sulla promozione delle autonomie. Noi abbiamo dei progetti su questo molto innovativi che ci sono da tanti anni. E chi inizia a fare percorsi di autonomia, ragazzi con disabilità che iniziano a fare percorsi di autonomia durante i weekend, e prima 3 giorni, poi una settimana, poi un mese. E penso che per i genitori dei ragazzi con disabilità sapere che c'è una rete e c'è un approccio alla capacitazione, all'autonomia che parte già in una fase giovane e che possa poi rassicurare anche tante famiglie diventi assolutamente fondamentale. Al sesto punto, gli interventi sanitari e sociali nei primi 1000 giorni di vita, lo dicevo prima, era collegato al tema, al focus sulla infanzia e adolescenza che vi ho illustrato prima. Chiaramente questi primi 1000 giorni di vita sono fondamentali nella vita di ognuno di noi e diventa importantissimo riuscire a mettere a punto uno schema di interventi molto definito e articolato per gruppi di rischio. Sapete quanto anche l'ostetrica dell'ospedale, che aiuta e sostiene la madre nel momento del parto, si possa accorgere di certe dinamiche familiari, di certe problematiche. Ecco, avere quella vera cerniera, quel vero collegamento fra parte sanitaria e parte sociale assume un ruolo strategico proprio per prevenire anche delle difficoltà nel momento in cui c'è la fuoriuscita, ad esempio, dall'ospedale. Su questo, la dottoressa Boschetti prima mi informava che abbiamo già iniziato, purtroppo il Covid ha bloccato la possibilità di entrare nelle case, ma adesso stiamo ripartendo anche la possibilità di avere degli incontri al domicilio delle persone nei primi 1000 giorni di vita. Strettamente collegato chiaramente a tutta la parte del consultorio. E quando c'è, io ho visto, ho avuto anche delle interrogazioni in consiglio comunale per quello che riguarda, ad esempio, tutta la parte di servizi che offriamo durante il puerperio, tutta la parte di accompagnamento all'allattamento, tutta la parte di accompagnamento anche dei progetti, ad esempio, nati per leggere che iniziano già durante la gravidanza, tutto il collegamento col nostro centro per le famiglie su questo. Ecco, immaginate che tutti gli sforzi e tutti i progetti che riusciamo a mettere in sinergia in queste fasi ci aiutano a prevenire il disagio e l'esclusione. E questo diventa fondamentale per costruire davvero una società in cui ognuno di noi ha le stesse possibilità, o deve almeno puntare ad avere le stesse possibilità, indipendentemente dalla famiglia in cui si nasce. Il settimo punto, promuovere la operosità come chiave di lettura degli avanzamenti nei percorsi inclusivi. Come sapete, questo concetto dell'operosità è stato recepito dal professor Canevaro nella valorizzazione di tutte le persone che chiaramente siamo partiti da un concetto che riguardava molto la disabilità, ma in realtà, se noi ci facciamo caso, ognuno di noi ha bisogno di sentirsi utile, di sentire che il suo fare ha una possibilità di riscontro anche per gli altri. Se io produco nel mio laboratorio di artigianato con i miei ragazzi magari del materiale che mi aiuta a far passare del tempo e a tenere i ragazzi tranquilli, ma che nessuno comprerà mai quel materiale o quell'opera di artigianato o che semplicemente non piacerà a nessuno, è molto diverso da invece promuovere tutta quella parte artistica, creativa e stimolante
nel momento in cui invece quei ragazzi in quello stesso laboratorio riescono a creare qualcosa di utile anche agli altri. L'altra, anche qui il concetto di operosità secondo me deve essere molto legato al fatto che non ci deve essere più un distacco fra mondo profit e no profit. L'operosità è, no, non è soltanto la capacità del lavoratore che in fabbrica si mette a fare, fa parte di una catena di montaggio, non è quello. L'operosità è far parte di una società dove anche la persona con più difficoltà viene valorizzata per quello che può dare e per quello che riusciamo a fargli dare in base alla logica di capacitazione che abbiamo saputo approfondire con quella persona, stimolando le sue aspirazioni e i suoi desideri, perché ognuno di noi ha aspirazioni, desideri e capacità diversi. E penso che questa sia una grande sfida anche nel qualificare i centri di operosità produttiva. Era emerso anche in qualche convegno proprio organizzato dal terzo settore col professor Canevaro, ma anche con centri di operosità produttiva che avevano durante prima della pandemia erano riusciti a valorizzare davvero questo concetto, questo punto strategico. Siamo arrivati all'ultimo punto, che è lo sviluppo della rete di strutture di cure intermedie. Questo è un punto molto specifico, ma sicuramente fondamentale per tutti i cittadini. Noi abbiamo sicuramente bisogno di aumentare i posti letto di hospice lungo degenze per tenere fluido il circuito ospedale-territorio. Immaginate cosa voglia dire leggere questa frase qui dopo un anno e mezzo di pandemia. Cioè, tenere fluido il circuito ospedale-territorio, quando l'abbiamo scritto forse era il 2018, ecco, leggerlo 3 anni dopo mi fa un po' impressione, mi fa un po' effetto, perché l'anno scorso e quest'anno, anche quest'anno l'ospedale ha vissuto momenti molto critici e lo sapete. E custodire l'ospedale è diventata una responsabilità di ognuno di noi, di ogni singolo cittadino, no? Tenere, io oggi sto parlando e non mi sono mai tolta la mascherina perché nell'ufficio del dottor Mazzotti ci sono altre 3 persone con me. Quindi il comportamento del singolo, che poi ha una ricaduta sulla collettività, è un qualcosa che semplicemente prima sentivamo dire, ma quest'ultimo punto è fondamentale per la vita e la salute di tutti noi. E l'ospedale è secondo me stata una davvero delle strutture che ci ha maggiormente responsabilizzato in questo. È chiaro che qui, quando abbiamo scritto questo punto, parlavamo delle strutture cerniera, delle strutture di cure intermedie, dove non abbiamo bisogno di una vera e propria collocamento nel ricovero ospedaliero, ma abbiamo bisogno a volte, prima di mandare una persona al domicilio, di avere una serie di strutture che facciano appunto da ponte fra ospedale e domicilio, fra ospedale e territorio. Queste sono le sfide che chiaramente dirlo a fine mandato della seconda legislatura fa un po' effetto, ma sapete che c'è già uscita la gara per una casa di cura connessa vicino all'ospedale. C'è in piedi il comune di Rimini, ma anche gli altri comuni sono coinvolti nel progetto Romagna Salute. C'è tutto l'approfondimento di quello che sarà tutto quello che potremo esplorare nel nuovo discorso dei rapporti con l'Università di Bologna per quanto riguarda la facoltà di medicina. E c'è tutto quello che abbiamo valorizzato in tutti questi anni sul tema della domiciliarità. E quindi, quando non abbiamo la possibilità, in fondo le USCA cosa sono state? Sono state le unità di continuità assistenziale ospedaliera. Quindi diciamo che la pandemia, questo rendere circuito il fluido dell'ospedale, o gli ultimi due, gli ultimi due slide. Sono in conclusione.
No, ti voglio grandemente parlare. Ah, no, vado alla parte numerica, okay. Barbara, scusa, finisco, erano le ultime due slide. Ah, sì. Ok, scusa, non dicevo. No, era perché ero finito l'ultimo punto, ma vado a dirvi con molto orgoglio i numeri di questo grande lavoro che abbiamo svolto insieme. Questo riguarda solo l'ultimo anno, magari un giorno faremo i 10 anni. Penso che verrebbero delle cifre veramente da pelle d'oca. Questo è il piano attuativo annuale 2020, quindi lo scorso anno il totale delle risorse programmate. Quando parliamo di programmazione dovete pensare sempre alla logica distrettuale e alla logica della, come dire, della parte di lavoro che hanno gli uffici. Cioè vuol dire che quelle risorse che vedete hanno una ricaduta sui collaboratori, soprattutto le collaboratrici in questo caso, perché il nostro gineceo in Via Ducale, ma anche al Colosseo, è importante nella presenza delle quote rosa. E vuol dire che ogni singolo centesimo è stato programmato, rendicontato, voi avete progettato, ci sono progetti condivisi, progetti ministeriali, progetti europei, bandi, rapporti con enti a volte lontanissimi, rendicontazioni complicatissime, gare d'appalto faticosissime, il MEPA, il nuovo codice degli appalti, ma tutto il mole di lavoro che è vostro sicuramente come enti del terzo settore, ma c'è davvero una parte di pubblico molto importante nell'impegno, nel poterli investire, programmare e gestire. E arriviamo a una cifra così importante di 8.785.000 euro proprio con il lavoro di tutti, gli enti locali, l'ASL, i comuni, la regione. E come vedete sotto, questi sono così divisi. E il fondo sociale regionale sono 2.238.651, i fondi degli enti locali e dell'ASL sono 2.145.783. Non, lo sapete che non mi piace generalmente mai parlare di numeri, ma secondo me questo valeva la pena di evidenziarlo, perché vuol dire che in quella parte lì, Bordeaux, ci sono anche gli impegni che un comune politicamente decide di destinare quelle risorse a quella parte lì. E non è scontato, perché quando parliamo di fondi, enti locali, e così come l'azienda ASL, anche questo non è scontato, non stiamo parlando di risorse del piano sanitario, qui di sicuro non ci sono i posti letto di degenza che no, investiamo quando entriamo in un ospedale, qui ci sono fondi che abbiamo programmato come comuni e come azienda, mettendoci una parte di scelta politica su questo. Quindi la sinergia tra i comuni e l'azienda ASL diventa davvero qualcosa di fondamentale, chiaramente anche insieme alla regione. Il finanziamento degli enti del terzo settore ha un importo di 132.413, che comunque vuol dire che una parte anche di cofinanziamento c'è da parte del terzo settore. E poi ci sono 4.268.227 euro di fondi finalizzati da altri, tipo, faccio l'esempio, i progetti PAMI, che sono i fondi asilo-migrazione, lo SPRAR, per dire, sono fondi destinati generalmente da bandi o risorse anche europee o ministeriali che arrivano e fanno quella quota lì, per un totale appunto di quella risorsa. Termino con i numeri su quanti soggetti del terzo settore abbiamo coinvolto l'anno scorso col piano attuativo annuale. Avevamo 160 enti coinvolti del terzo settore, che vogliono dire quindi associazioni e cooperative, e i progetti degli enti locali erano 39, i progetti distrettuali sono stati 44, quindi molti di più, e penso che se ci fosse anche la parte economica si vedrebbe che la parte economica dei progetti distrettuali
drenano molte più risorse di quelle dei singoli comuni e il progetto di fondi finanziati con fondo sociale locale, fondi specifici, ammontano a 99, quindi sono 99 i progetti finanziati per gli importi che hanno coinvolto 160 soggetti di terzo settore. Queste sono le risorse del fondo della non auto regionale, non autosufficienza, dove l'ABEO ha inserito soltanto quelli riguardanti le fragilità, che sono 13 associazioni coinvolte per questi importi. Bene, adesso chiedo un attimo alla Barbara, prima di salutarvi, di farvi almeno un saluto. Eccoci. Grazie. Bene, insomma, spero di essere stata nei tempi e di non avervi annoiato troppo. E mi sarebbe piaciuto in questa fase potervi appunto salutare con un momento anche di condivisione e di incontro fisicamente insieme, non attraverso il video. Probabilmente riusciremo ad organizzarlo e se riusciremo a fine luglio, a fine del percorso, per dare magari gli esiti di quelli che saranno i nuovi progetti dopo il percorso appunto partecipativo amministrativo che abbiamo avviato oggi. Buon lavoro e grazie a tutti. Lascio la parola a Volontarimini, toccherà proprio il punto, uno dei punti che vi avevo evidenziato inizialmente, che era quello della mappatura. Questo perché? Perché da tutti voi nella riunione in plenaria, se vi ricordate, nella sala delle celle, era stata richiesta l'importanza di conoscersi fra di voi e di conoscere i progetti che abbiamo come territorio. Come avete visto, i progetti, solo quelli dei piani di zona, sono 99, sono 160 gli enti del terzo settore coinvolti, e qui abbiamo, poi non abbiamo la rete delle istituzioni, di quello che è la parte formale. Quindi diventa davvero importante dare spazio a Volontarimini, che ha prodotto questo lavoro sulla mappatura. Prego. Ringraziamo. Sentite? Ecco, vediamo se riusciamo a sbloccare il direttore di Volontarimi, Maurizio Maggiori, eccolo. Mi sentite? Mi sentite chiaramente? Sì, Maurizio. Bene, bene, bene. Intanto grazie infinite di questa occasione, saremmo stati anche noi appunto ad attivarci per cominciare a dare un po' conto del lavoro che stavamo svolgendo e che stiamo svolgendo. Chiaro che il prodotto finale non è ancora disponibile sul web, vi dirò anche un po' le premesse che ci hanno spinto a fare questo lavoro. Intanto appunto mi ritrovo un po' nelle parole chiave che ha dato l'assessore, ha parlato di coprogettazione tra enti, ha parlato di integrazione del terzo settore, poi soprattutto di protagonismo anche dell'utenza. In questo senso la mappatura vuole andare incontro a tutte queste importanti esigenze, proprio perché la disponibilità di informazioni, la reperibilità appunto di tutte le opportunità e la possibilità di condividerle, di metterle in rete, diventa appunto fondamentale. Noi abbiamo fatto questo lavoro appunto partendo dal 2019, come ricordava l'assessore, su spinta e su proposta appunto di tutto il comitato, per intanto censire e raccogliere i dati di tutti gli enti presenti sul territorio, gli enti del terzo settore. Sapete che con la riforma questa definizione è diventata ormai più che chiara. Sono circa 219 le ODV e 265 le APS. Abbiamo raccolto dati anche sulle cooperative sociali, sulle parrocchie, sulle fondazioni, quindi sulle associazioni riconosciute, e poi abbiamo comunque cercato anche dentro le associazioni sportive dilettantistiche quali di questi fossero quantomeno impegnati in progetti che avevano qualche rilevanza per il nostro sistema di web. E abbiamo contattato ben 1234 enti. Questi enti, in sostanza, oltre ad averci fornito dati anagrafici freschi e attuali, hanno anche dato dati specifici su quello che sono le loro attività, le modalità di accesso, le modalità di
eventuali cofinanziamenti e la disponibilità di questo tipo di servizi. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di studiare una piattaforma che fosse in qualche modo, oltre che chiaramente flessibile e sviluppabile, ma che potesse essere anche questa appunto integrata con i tanti strumenti informatici, gli tanti strumenti che in questi anni diventano sempre più indispensabili. Pensiamo solo, lo dico appunto a tutti gli ETS qua coinvolti, tutti gli amici che vedo anche dall'elenco dei partecipanti, che entro l'estate sarà operativo questo registro unico nazionale del terzo settore, dove dovranno essere anche comunicate le variazioni, dovranno essere trasmessi i bilanci, determinate informazioni sulle associazioni. L'idea è che attraverso anche questa piattaforma ci possa essere un dialogo anche con il RUNS e soprattutto con lo stesso centro di servizio per il volontariato, che in qualche modo utilizzerà anche questi dati per, ad esempio, accreditare gli utenti ai propri servizi, iscrivere o comunque richiedere le consulenze e quant'altro. Questo strumento quindi ha la cosa molto interessante è questa, diciamo così, cosiddetto front-end, cioè questa parte in cui autonomamente l'associazione potrà gestire e aggiornare o aggiungere informazioni specifiche. Proprio domani abbiamo l'incontro anche con l'avvocato per definire l'accordo tra le associazioni. Ci aspettiamo entro la prossima settimana di inviare a tutte l'invito ad eventualmente aggiornare i dati o ad aumentarli per realisticamente entro la metà di luglio avere questo strumento di cui vi parlerà tra pochissimi minuti la mia collega Silvia Forasassi, che ha coordinato tutto il lavoro di raccolta di sistematizzazione dei dati. Dico un'ultima cosa, l'obiettivo appunto macro è quello chiaramente di avere una possibilità di accesso ai dati e alle informazioni puntuali e aggiornate, ma anche quello appunto di fare un lavoro di tipo cooperativo tra le associazioni. Questi strumenti, come dico, non solo permetteranno sicuramente in prospettiva, l'abbiamo visto, nostro malgrado con la pandemia, ma che la digitalizzazione aiuta in molti aspetti della vita anche associativa, ma saranno anche degli strumenti con un grande potenziale di sviluppo. Pensiamo anche soltanto a tutto il tema, per esempio, della cooperazione anche in termini di beni e di risorse di volontari piuttosto che di altro tipo. Ecco, questo strumento potrà appunto essere implementato anche eventualmente con delle bacheche, cerco, offro, oppure io ho un eccesso di questa risorsa e posso mettere a disposizione di qualcun altro, quindi una vera e propria piattaforma di lavoro cooperativo. In più, all'interno di questo grande ambiente che adesso vi presenterà Silvia, ci sarà comunque anche la possibilità di individuare quei servizi erogati dagli enti pubblici. Quindi in base a delle chiavi di lettura, in base a delle, diciamo così, domande più o meno esplicite, perché poi l'obiettivo non era quello soltanto di offrire uno strumento per addetti ai lavori, ma era quello di dare uno strumento per tutta la cittadinanza, attraverso quindi anche, diciamo così, delle chiavi di lettura, delle forme intelligenti di ricerca, sarà possibile trovare effettivamente la risposta che è più adeguata. Adesso ormai è quasi banale dirlo, ma questa mappatura avrà la geolocalizzazione, quindi sarà anche possibile individuare fisicamente dove sono i singoli servizi. Pensiamo ai grandi enti che ci sono nel nostro territorio, che hanno magari più servizi in più parti della città o della provincia, e quindi anche questi saranno reperibili, saranno rintracciabili, sempre attraverso questo sistema di interrogazione intelligente con un'interfaccia che stiamo un po' studiando, ma che dovrà necessariamente essere molto, molto chiara, molto, molto sintetica. Fatemi fare una battuta: dei numeri che dicevo prima delle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro, non sono ancora censite le 4 associazioni di volontariato di Montecopiolo e di Sassofeltrio, perché appunto questi due comuni sono entrati a far parte, credo, del distretto nord la scorsa settimana, e anche loro a pieno titolo, come dire, verranno valorizzate in questo lavoro, in questa mappatura. Quindi, se non ci sono questioni specifiche, darei subito la parola a Silvia, che, come dico, se ha la possibilità, ha preparato anche delle diapositive e spero vi sorprenderà con l'idea anche del titolo che avremmo pensato, individuato per questo lavoro e per questa, poi, come dire, apertura al territorio e a tutta la nostra comunità di queste informazioni. Prego Silvia, e grazie a tutti per... Grazie, non so se mi sentite, ora provo ad attivare, sono veramente poche slide, provo a vedere se riesco a condividerle. Chiedo magari un vostro feedback a tal proposito. Si vedono? Mi sentite? Sì, Silvia, si vedono. Perfetto. Allora, ecco, svegliamo subito un po' l'arcano lanciato da Maurizio. L'idea è quella di parlare della nostra Volontaropoli. Ci siamo resi conto che la città cambia, e cambia grazie proprio agli interventi degli enti del terzo settore. Cambiano gli spazi, cambia anche la fruibilità degli spazi a nostra disposizione. Quindi la grande sfida era quella di dare un'immagine a quelli che sono tutti i
servizi che gli enti del terzo settore offrono alla cittadinanza tutta e in particolare ai nuclei fragili. Quindi un po' la mappa della nostra volontaropoli, quindi la città solidale. Questo era un po' il messaggio che volevamo lanciare in primis con questo portale. A chi serve? Ovviamente abbiamo detto, il tentativo è stato quello di mappare in particolare non tanto gli enti del territorio, quanto i servizi che offrono e quello che fanno. Ed è questa è stata la grande sfida. Perché? Perché l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a dare risposte complesse a bisogni complessi della nostra popolazione, insomma, residente nella nostra provincia. Quindi diremo che il sito si rivolge a tutta la cittadinanza con un focus particolare ai nuclei fragili, ma come ormai ben sappiamo, se una città è accessibile per una persona con disagio è anche meglio vissuta da tutta la cittadinanza. Facciamo un esempio: un centro estivo magari pensato per l'inclusione di bambini con disabilità diventa in realtà un'opportunità per tutti i bambini in senso lato. Quindi insomma un po' portale per la cittadinanza, ma con un focus e un'attenzione particolare ai nuclei fragili e anche a tutte quelle utenze che possono fare da mediatori per i nuclei fragili, quindi la famiglia in primis, gli operatori sociosanitari, gli educatori, gli insegnanti, un ruolo sicuramente fondamentale gli insegnanti, appunto per avvicinare il mondo dei giovani al mondo dell'associazionismo e della solidarietà. Ma il portale vorrebbe servire anche proprio ai volontari, proprio perché, come insomma hanno ricordato sia l'assessora sia Maurizio, quanto è importante riuscire a creare nuove sinergie proprio per far fronte a quelle che sono le sfide attuali sempre più complesse, che quindi richiedono risposte complesse, che solo un'unione, una sinergia tra gli enti può dare. Quindi per i volontari e per le associazioni questo strumento vuole essere un'occasione di confronto e di analisi su quello che c'è per crescere e potenziare buone prassi. Che tipo di percorso, insomma, proponiamo all'utente che si affaccia a questa piattaforma? Allora, sicuramente la persona che andrà a utilizzare la piattaforma cerca informazioni su quello che il territorio offre. Quindi l'obiettivo è dare informazioni, quindi informare, e darle in una maniera che siano il più possibile fruibili, perché l'utente possa fare anche le sue analisi e le sue considerazioni per capire qual è l'associazione che più risponde al bisogno espresso e quindi arrivare a una decisione su chi contattare, ma anche sulla possibilità poi di scaricarla questa ricerca, magari per valutazioni future. Come ricercare? Chiaramente è stato complesso immaginarsi come orientare l'utente all'interno di questo grande mondo che è quello del terzo settore, che ha un effetto moltiplicatore sui servizi che offre. Allora il tentativo sarà quello di permettere all'utente di fare una ricerca per parole chiave, quindi attraverso l'espressione del proprio bisogno, ma facilitarlo anche attraverso l'utilizzo di filtri. Ci siamo ispirati in particolare a quelli dell'Istat, ovviamente, per quanto riguarda i destinatari, le attività e gli ambiti di intervento, ma anche con la possibilità di geolocalizzare, perché sappiamo tutti benissimo che una persona che vive magari a Gebbano difficilmente usufruirà di un servizio rilasciato all'interno del comune di Sant'Arcangelo. Insomma, quindi capire dove il servizio viene erogato è sicuramente fondamentale anche per capirne se è possibile fruirlo, se è possibile fruirne. Questo è un po' come ci immaginiamo il sito. Ci sarà un menu in cui chiaramente descriveremo il progetto e come nasce il progetto, in cui daremo indicazioni sul cosa aspettarsi, quindi cosa l'utente può fare all'interno di questa piattaforma, dando anche indicazioni su che cos'è un ETS, perché chiaramente un'organizzazione di volontariato è diversa da un'associazione di promozione sociale, che è diversa anche da una cooperativa. E vi devo dire che all'interno della rilevazione sono
distinzioni che noi abbiamo fatto. Diciamo che l'affondo vero e proprio con un dettaglio di descrizione del servizio è stato fatto sulle associazioni di promozione sociale e sulle organizzazioni di volontariato. La mappatura delle cooperative, chiaramente per il numero enorme di mole di servizi offerti, è stata pensata in un modo diverso, insomma, più mettendo in evidenza le attività, gli utenti e i comuni in cui la cooperativa è attiva. Fondamentale, per le motivazioni che aveva già spiegato anche Maurizio, l'area riservata, in cui appunto saranno gli stessi enti a poter aggiornare i servizi offerti. Il portale in effetti vuole essere un portale dinamico, aggiornato, proprio perché possa garantire la maggiore fruibilità possibile. Chiaramente questo tipo di la ricerca ovviamente prevede, come vi dicevo prima, parole chiave, filtri e geolocalizzazione, e l'idea sarebbe quello di offrire una più risultati possibili, perché effettivamente a un bisogno non c'è un'unica risposta, ce ne sono sicuramente più di una e alcune saranno sicuramente inaspettate per l'utente, ma comunque utili. Concludo questa mia brevissima descrizione, ma poi sono disponibile se avete delle domande. L'obiettivo fondamentale è quello di rendere gli enti del terzo settore protagonisti. Allora, una piattaforma di questo tipo può sopravvivere solo se gli enti del terzo settore se ne fanno in un certo senso carico, ovvero siano attenti nell'aggiornamento dei propri dati, al fine che le informazioni fornite siano il più aggiornate possibili. E questo è proprio nella logica di poter crescere anche come territorio nelle risposte ai bisogni che vengono dati. Più la piattaforma riesce ad essere uno specchio reale, veritiero, di quello che nel territorio c'è e può essere sviluppato, più le potenzialità dello strumento sono elevate. Quindi, ecco, l'invito è non considerare questa piattaforma qualcosa di altro da voi, ma bensì qualcosa utile per la vostra operatività, in questa logica di coprogettazione che contraddistingue il nostro territorio, in questa logica di rete, e per dare appunto risposte alle nuove sfide sempre più complesse che ci si pongono davanti. Quindi questo è l'invito a tutti, insomma, gli enti presenti. Come ho scritto anche in chat, partiremo con un'attività sicuramente di presentazione, soprattutto quando sarà operativa nella sua visione online, nella sua visione. Quindi chiediamo adesso, vedevo la professoressa Camporesi, ma anche altri, naturalmente scrivere a redazione Volontarimini qualunque suggerimento, richiesta, informazione, perché l'obiettivo è farla diventare una cosa di tutti, quindi più la condividiamo e più ci lavoriamo insieme in modo collaborativo, maggiore sarà il risultato per tutti. Ecco. Se non avete altre domande, possiamo spegnere la telecamera, magari così diamo più spazio. Grazie a tutti. Grazie a voi. Sta già aperto, questo. No. 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 Buon pomeriggio a tutti, sono la vostra creatrice dell'ufficio di piano. Come tutti gli anni, a me incombe l'onere di presentarvi le risorse economiche che anche quest'anno metteremo appunto a disposizione tramite il Fondo Sociale Locale.
E come tutti gli anni, ormai da un triennio a questa parte, le risorse disponibili si distinguono in una parte regionale e in una parte di fondi statali. In più vi sono, come tutti gli anni, tutta una serie di fondi finalizzati e vincolati, di cui una parte sono già state oggetto di programmazione e un'altra parte invece sono ancora in fase appunto di comunicazione appunto da parte della, diciamo degli enti preposti, come per esempio il fondo per la non autosufficienza, di cui ancora non abbiamo l'assegnazione definitiva delle risorse. Scusa, perché non ti si vede? Non mi si vede. Cioè, si vede molto. Non so. Come ha detto appunto l'assessore nella prima parte appunto di questo incontro, tutta la parte statale, come ormai appunto da 3 anni, viene destinata su indicazione appunto del Ministero agli interventi destinati alle famiglie e ai minori, mentre sulla parte invece delle risorse regionali vi è una maggiore libertà di programmazione appunto da parte dei territori, e così diciamo abbiamo proprio deciso appunto di mantenere queste due direttrici appunto di programmazione. Per quanto riguarda i macro livelli indicati appunto dal Ministero per la programmazione delle risorse statali, una parte verrà destinata agli interventi legati all'accesso, alla valutazione e alla progettazione, quindi con un finanziamento destinato agli interventi del segretariato sociale, del servizio sociale territoriale, dei centri antiviolenza, nella misura di circa il 35%, e nella misura del 25% delle risorse statali saranno destinate agli interventi legati alla residenzialità dei minori, quindi alloggi in emergenza, alloggi protetti, case famiglie, strutture residenziali socio-educative, socio-sanitarie, le integrazioni rette. E una parte invece più significativa, circa il 40%, sono destinate invece a misure di sostegno e di integrazione sempre per le famiglie e per i minori. E, diciamo, queste percentuali sono variabili nella misura appunto di uno scostamento previsto e ammissibile di circa il 10%. Non mi fai fare delle cose che io non capisco. No, perché ho visto in caso di là. Scusate, cerchiamo di allargare. Di allargare perché qualcuno forse non riesce a vedere. Sotto presentazione. Ok. Le risorse che sono state assegnate del Fondo Sociale Locale, quindi esclusi i fondi diciamo vincolati, e ammontano quest'anno a 2.203.600 euro, quindi con una lieve contrazione di circa il 2%, che per il nostro distretto rimane circa 35.000 euro, quindi veramente poca cosa, tra fondo sociale locale, regionale e fondo statale. Per quanto riguarda le risorse regionali, vengono confermati i progetti diciamo storici, in particolar modo e le risorse che vengono destinate al sostegno dell'ufficio di piano distrettuale, quindi che vanno ad abbattere i costi a carico dei comuni del personale, quindi destinando una quota di circa 30.000 euro. E è stato confermato anche il finanziamento della mappatura dei servizi e interventi formali e informali, quindi il progetto che è stato appena presentato da Orientalini al fine di consentire di chiudere la realizzazione di questo strumento informatico mediante la realizzazione appunto della piattaforma per altri 10.000 euro. Così nel triennio abbiamo realizzato un po' quello che era il progetto diciamo distrettuale, che era stato oggetto proprio di proposta da parte
del terzo settore, mentre resteranno sul 2021 circa 798.800 euro di risorse che saranno oggetto appunto di programmazione da parte degli enti del terzo settore, per i quali appunto chiediamo la presentazione appunto delle progettazioni. Per quanto riguarda invece i fondi statali, in particolar modo appunto sull'area famiglia e minori, e quindi per gli interventi legati all'accesso, alla valutazione, alla progettazione delle strutture comunitarie, abbiamo uno stanziamento di 829.000 euro, tenendo conto appunto delle percentuali appunto di riparto delle risorse che sono state indicate dal Ministero. E con queste risorse abbiamo tutta una serie di progettazioni storiche che vanno a sostegno dell'affido e dell'adozione di interventi appunto per la residenzialità, quindi il fondo distrettuale per l'inserimento in struttura dei minori, che vede anche quest'anno lo stanziamento di 240.000 euro, destinato appunto a sostenere i comuni qualora vi sia appunto un allontanamento per maltrattamento, abuso o un caso complesso da collocare in struttura di un minore di età compresa tra 0 e 18 anni che appunto viene allontanato per la prima volta e quindi per il quale i bilanci dei comuni appunto non avevano avuto la possibilità appunto di programmare. Abbiamo poi il progetto appunto sempre distrettuale, l'intervento distrettuale legato alla casa dell'emergente, quindi all'accoglienza in emergenza di minori. E quest'anno abbiamo leggermente ridotto il finanziamento, tenendo conto appunto del trend degli ultimi 2-3 anni, che ha visto una progressiva, per fortuna, riduzione del ricorso appunto a questa struttura, e inoltre anche del fatto che l'azienda ASL ha approvato un accordo quadro con i soggetti gestori appunto di strutture per minori, prevedendo quindi anche in questo caso una quantificazione appunto di risorse destinate appunto a questo tipo di intervento in emergenza, che ricordiamo è obbligatorio, nel senso che se viene rinvenuto appunto un minore sul territorio deve essere obbligatoriamente collocato appunto in una struttura di pronta accoglienza. Abbiamo poi il progetto distrettuale. Forse non si vedono le slide, dicono. Vediamo se sono bloccate. Scusate. C'è qualche problema. Questo perché non si vedeva più. Problemi tecnici. Fortuna che abbiamo la Barbara. Quindi. Se aveste fatto affidamento su di me sarebbe stata la fine. Ho visto solo le prime, quindi probabilmente quando tu hai condiviso così. Allora, di là si vedevano però. Adesso facciamo, dove eri arrivata? Qui. Ok, vediamo se chiedi se vi fate sapere se vedete adesso. Scriveteci in chat per dire se le vedete. Se mi potete dare conferma che vedete la presentazione, così seguo. Non si vede? Alcuni le vedo, alcuni no. Proviamo a tornare in modalità non grande. Vedere grande. Ok. Andiamo. Allora.
Adesso facciamo una prova a non metterle non a tutto schermo, vediamo se era questo il problema. Ok. Proviamo. Fate sapere se avete delle difficoltà a vedere le slide. Allora, ero arrivata appunto al progetto Gioco e Studio con te, quindi l'assistenza, il supporto scolastico al domicilio per quei minori che per più di 30 giorni non possono frequentare le scuole, nonostante la pandemia. E questo progetto comunque ha proseguito anche nel corso appunto di questo anno scolastico da parte delle scuole, e anche perché appunto non tutte le scuole hanno avuto periodi diciamo di sospensione, quindi comunque questo intervento è sempre comunque particolarmente valutato in maniera positiva appunto dalle scuole per garantire la continuità appunto scolastica anche ai bimbi che per le ragazze che per motivi di salute non possono poi frequentare. E uno dei progetti innovativi di cui ha parlato anche l'assessore in presentazione nella prima parte riguarda gli interventi per la disregolazione emotiva. Anche quest'anno abbiamo confermato il finanziamento di 60.000 euro proprio perché l'anno scorso la progettazione si è conclusa, insomma l'anno scolastico è già partito e le poche scuole quindi hanno potuto sperimentare questo intervento. Quindi quest'anno l'abbiamo comunque riproposto anche al fine di valutarne appieno appunto l'impatto sulla gestione appunto dei gruppi classe, laddove abbiamo delle situazioni appunto di difficoltà comportamentale di alcuni bambini. In particolar modo questo intervento appunto si rivolge ai bimbi che frequentano le scuole medie. E abbiamo poi un altro progetto appunto innovativo, anch'esso partito appunto l'anno scorso, sono finanziato per la prima volta l'anno scorso e per il quale appunto prevediamo una continuità, che sono gli interventi di potenziamento delle equipe di secondo livello, con il quale appunto prevediamo l'assunzione, anche si sta già provvedendo in azienda e all'assunzione di uno psicologo e di due educatori che dovranno andare a potenziare gli interventi più strutturati sui nuclei familiari, quindi con delle progettazioni appunto più specifiche, più mirate. Questo progetto che era stato finanziato l'anno scorso non è partito appunto proprio perché eravamo arrivati a fine anno, e quindi quest'anno l'abbiamo riproposto prevedendo sempre un finanziamento di 30.000 euro che va ad aggiungersi al finanziamento appunto dell'anno scorso non speso per un totale appunto sul 2021 di 70.000 euro. Così partiremo entro il secondo semestre e di qui appunto vedremo gli esiti e ne riporteremo appunto le attività realizzate nella prossima programmazione. Un ulteriore intervento che è stato introdotto quest'anno per la prima volta è il Fondo a sostegno della gestione associata della tutela minori. È un fondo che è stato costituito proprio per far fronte a eventuali maggiori spese non preventivate nella previsione dei costi degli interventi sulla gestione associata per l'area minori. Come appunto aveva illustrato precedentemente l'assessore, con il passaggio da una gestione in delega ad un modello di gestione associata integrata di livello distrettuale anche sull'area tutela minori, così come già è avvenuto dal 2015 sull'area anziani disabili, abbiamo avuto la necessità proprio di costituire questo fondo che verrà utilizzato qualora sia necessario appunto andare ad implementare, ad attivare degli interventi per i quali appunto i comuni non avevano preventivamente appunto stanziato delle risorse perché, come ben sapete, gli interventi a favore di minori sono ovviamente a richiesta e a domanda appunto individuale e non è sempre semplice appunto prevedere l'andamento della spesa degli interventi che potrebbero essere richiesti. E quindi si è ritenuto appunto necessario costituire tutta una serie di fondi a garanzia proprio del corretto e più snello
svolgimento delle attività appunto a, tutte, a favore dei minori e in gestione associata. E restano poi sempre su quest'anno circa 150.000 euro che verranno destinati al finanziamento degli interventi di accesso e presa in carico, quindi per quanto riguarda appunto il personale appunto addetto alla tutela, agli interventi di tutela minori. Passando poi invece alla parte che riguarda alla parte che riguarda invece le misure di sostegno e di inclusione, abbiamo in base appunto al riparto delle risorse, così come definite dal Ministero, circa 535.000 euro da destinare a questi interventi. Anche qui sono stati riproposti gli interventi appunto storici, perché si sono rivelati appunto anche, diciamo, di nonostante il tempo, si sono rivelati attuali soprattutto nella fase della pandemia. Il primo intervento è quello appunto del bando per l'erogazione di contributi a famiglie numerose, anche qui abbiamo mantenuto lo stanziamento di 70.000 euro, e abbiamo mantenuto l'intervento destinato all'attività di socializzazione per gli utenti del CSM. Ovviamente è un'attività che nel corso del 2020 non si è potuta esplicare, diciamo, appieno proprio a causa della pandemia e del lockdown. In ogni caso abbiamo ritenuto appunto di mantenerlo, perché l'elemento della socializzazione, soprattutto per questa tipologia di utenti, è essenziale appunto per il loro benessere. E quindi abbiamo comunque ritenuto che diciamo nella fase estiva queste attività potessero comunque riprendere e potessero quindi dare una risposta alla necessità che hanno queste persone appunto di vivere e una socialità e una relazione che li porti fuori appunto dal loro contesto di isolamento ulteriormente acutizzato dalla pandemia. E viene confermato il progetto dell'Emporio Solidale e della mensa della Caritas. Ovviamente questi sono interventi appunto di prima necessità, che danno risposta proprio ad un bisogno economico delle famiglie maggiormente in difficoltà. Su quest'area restano ancora programmabili 317.000 euro che saranno quindi destinati alla presentazione di progetti da parte vostra. E faccio una breve carrellata relativa ai fondi finalizzati. Abbiamo, come tutti gli anni, contributi destinati ai centri per le famiglie. Quest'anno abbiamo c'è un errore, mi è scappato un 28.000 sulla quota del 2020. Avevamo come limite 28.000 euro, quest'anno abbiamo 27.900 euro. Su Sant'Arcangelo 16.500, 16.400 quest'anno. Le variazioni sono legate alla popolazione, perché i criteri di riparto sono di tipo popolazionale, quindi le piccole variazioni sono dovute a questo. Abbiamo anche quest'anno contributi per i comuni sede di carcere, sempre più o meno intorno ai 45.000 euro. Abbiamo il fondo per la mobilità sociale. Vedete appunto questo aumento rispetto all'anno scorso. In realtà è legato al fatto che a fine anno la Regione Emilia-Romagna aveva stanziato una quota di altri 25.000 euro destinati alla mobilità sociale per le famiglie numerose. Quest'anno questa quota è stata tutta inserita nel Fondo Mobilità Sociale, che è stato oggetto di programmazione già all'inizio dell'anno per consentire poi a Start già di staccare gli abbonamenti con le tariffe agevolate appunto per i target che sono stati appunto individuati, che sono gli anziani, le famiglie numerose, le persone che si trovano in condizioni di povertà estrema e i disabili. Abbiamo poi un fondo specifico che anch'esso è stanziato già a fine dell'anno scorso, di 197.000 euro. Quest'anno anche questo è stato ridotto a 148.000 euro ed è destinato appunto agli interventi
a supporto delle povertà causate dal Covid. Queste risorse l'anno scorso sono state destinate per circa 60.000 euro a un intervento finalizzato all'erogazione di prestiti per famiglie non bancabili e per un'altra parte appunto per l'erogazione di contributi economici tramite lo sportello sociale, in particolar modo appunto destinati alle famiglie per il sostegno appunto al pagamento delle utenze domestiche. Abbiamo poi un altro piccolo fondo, anch'esso assegnato per la prima volta l'anno scorso, sempre a fine anno, destinato ai gravi marginali. L'anno scorso era di 77.000 euro, quest'anno è di 34.000 euro, ripeto appunto destinato agli interventi rivolti ai gravi marginali, quindi alle pronte accoglienze. In ultimo passo brevemente alle risorse per noi destinate alla non autosufficienza. Ancora quest'anno non abbiamo avuto comunicazione circa gli stanziamenti e pare che comunque restino più o meno in linea con quelli degli scorsi anni, pertanto anche quest'anno stimiamo un finanziamento che si attesterà intorno ai 24 milioni di euro, comprensivo di FRNA, FNA e degli interventi per la vita indipendente, e circa 296.000 euro invece che dovrebbero essere destinati agli interventi sul dopo di noi, così come più o meno avvenuto l'anno scorso. Vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola a Barbara che vi dà le indicazioni veloci appunto sulle modalità di presentazione dei progetti e un po' sui criteri di valutazione e poi passeremo ai tavoli. Grazie per l'attenzione. Allora, in realtà non so come faremo perché alle 4:30 iniziano i tavoli tematici e oltre al fatto che io dovrei partecipare a uno di questi e anche molti di voi, come dire, parteciperanno, quindi io proverò a volare in 9 minuti a dirvi come presentare i progetti. Allora, vediamo. Condividiamo. Allora, tutto ciò che abbiamo detto e presentato oggi, ribadiamo ancora una volta, sarà presente sul sito del Comune nella pagina relativa ai piani di zona e quindi anche i documenti che adesso condivido con voi. Essendoci pochissimo tempo, questa è la guida che c'è già da qualche anno, quindi magari vi vado a sottolineare solo gli aspetti che sono cambiati rispetto agli anni precedenti. Dopodiché rimaniamo sempre a vostra disposizione, se nei prossimi giorni, rileggendola con calma, avete dei dubbi potete sempre contattarci o via mail o telefonicamente, insomma, così li affrontiamo di volta in volta. Allora, la guida si divideva in chi può presentare una proposta progettuale, ricordiamo sempre solo un'organizzazione di volontariato, una PS iscritta al registro, mentre gli altri soggetti del terzo settore possono partecipare come partner di rete. Come presentarla? Ci saranno sul sito, come gli altri anni, i modelli delle schede intervento da utilizzare e il termine entro cui presentare la scheda è il 25 giugno e come sempre va mandata via mail a questo indirizzo. Allora, i criteri di valutazione con cui i componenti dell'ufficio di piano valuteranno tutti i progetti pervenuti sono, diciamo, gli stessi degli altri anni. Abbiamo aggiunto le strategie di captazione dell'utenza elettiva del progetto, che era già presente sulla scheda intervento, ma non era stata inserita in questo elenco. Quindi un elemento di valutazione sarà come l'associazione descrive le modalità con cui pensa di intercettare l'utenza, il destinatario del suo progetto e anche la completezza della compilazione della scheda intervento. Questa l'abbiamo introdotta perché spesso purtroppo ci siamo ritrovati delle schede che non erano complete in tutte le parti, come se ci fossero delle voci più importanti da compilare, altre meno. Invece è importante che vada compilata in tutte le parti. Se non sapete come compilare alcune parti, quindi se il motivo della mancata compilazione e questo, vi invito ancora una volta a contattarci e insomma in modo da vedere insieme quali sono le difficoltà.
Il discorso delle scuole è rimasto lo stesso, cioè azioni, progetti che prevedono azioni che si svolgono in orario scolastico vanno presentate dall'istituto scolastico stesso, mentre progetti che coinvolgono le scuole ma si svolgono fuori orario scolastico possono essere presentate anche direttamente da un'associazione. I costi li abbiamo un po' ripresi suddividendoli solo in modo schematico diverso, per cui ci sono le voci di costo ammissibili a titolo esemplificativo, perché poi ogni progetto nella sua peculiarità magari ha delle voci di costo che non sono presenti in questo elenco, comunque rientrano le collaborazioni professionali per tutto quello che sono appunto il personale necessario ad attivare alcune azioni, noleggi di qualunque tipo, stampa di materiali promozionali utili al progetto, rimborsi spesa per i volontari, l'acquisto anche di beni e materiali ovviamente in maniera diretta e esclusiva per le azioni del progetto e laddove non siano noleggiabili questi materiali o comunque se il noleggio ha un costo maggiore, formazione, assicurazione e tutto ciò che il progetto richiede. Alcune voci sono ammissibili solo come cofinanziamento, ossia tutto il personale dipendente delle associazioni a tempo determinato e indeterminato, questo c'era anche lo scorso anno, quindi non è una novità, e tutto quello che riguarda spese sociali, spese per cene sociali, pranzi di lavoro, momenti di convivialità che il progetto può prevedere, si possono inserire, ma devono essere coperti da un cofinanziamento da parte dell'associazione, questi costi. Non sono invece proprio ammissibili come spese tutto quello che non è riconducibile e necessario alla realizzazione delle azioni, quindi che non ha un legame stretto col progetto, è tuttavia riconosciuto un rimborso forfettario dei costi indiretti, quindi quella che è l'attività di segreteria, amministrazione generale, sede, utente, quota parte, che comunque rientrano diciamo in un costo del progetto, è ammesso. È stata abbassata la quota dal 15% dell'anno scorso al 10% quest'anno per allinearci un po' di più con quella che è anche il bando della regione sui progetti per gli enti del terzo settore, che prevede una misura del 7% addirittura di questi costi, noi del 10% sul costo globale del progetto, sia il costo che comprende sia i costi vivi sia la valorizzazione dell'apporto del volontariato, che dopo vedremo. E il resto sono rimasto uguale, l'acquisto di beni durevoli per la parte che eccede l'ammortamento, quote di iscrizione per partecipazione a momenti aggregativi interni all'associazione, al convegno nazionale dell'associazione piuttosto che altri momenti associativi, e l'associazione, l'affiliazione appunto all'associazione e l'acquisizione, anche questo l'abbiamo introdotto quest'anno per allinearci alla regione, al bando della regione, spese derivanti dall'acquisizione di servizi o prestazioni di lavoro prestati da soci volontari dei partner coinvolti. Questa specifica riguarda in particolare, ma voi lo saprete meglio di me, le associazioni di promozione sociale, che possono avere sia soci volontari che soci lavoratori che soci che insomma non prestano attività lavorative e quindi in questo caso, quando anche compilerete il format che vi diamo prima dell'avvio del progetto, se un socio compare come volontario non potrà comparire anche tra coloro che ricevono un pagamento per dei servizi che offrono l'associazione. La valorizzazione delle risorse e il cofinanziamento. E va esplicitato appunto, oltre il costo finanziario, lo vedremo meglio nella scheda poi proprio col piano finanziario, che sono tutte le spese vive del progetto, il valore economico del progetto, il valore economico che deriva dall'apporto che è fondamentale all'interno dei piani di zona del personale volontario, oppure anche in aggiunta o in alternativa della messa a disposizione di spazi che sono di proprietà dell'associazione o che l'associazione ha la titolarità ad uso gratuito, mezzi che sono dell'associazione, strumentazione di vario genere. E, ecco, per le risorse non finanziarie messe a disposizione va quantificata la loro valorizzazione. Quest'anno abbiamo
esplicitato qual è la valorizzazione massima per una prestazione di volontariato generica, in modo che tutti vi uniformiate, diciamo, a questo valore, e a differenza di una prestazione che invece, diciamo, se un volontario mette a disposizione del progetto come volontariato una sua competenza professionale, la valorizzazione di quelle ore è pari alla sua parcella oraria, mentre se un volontario pur professionista all'interno del progetto fa un'attività generica che può essere appunto un banchetto piuttosto che altro, e la sua valorizzazione è di 16 euro all'ora. E ci sono poi le risorse finanziarie destinate al progetto dall'associazione proponente, che sono il vero e proprio cofinanziamento, ma questa parte la vediamo meglio. Ecco, questa è una parte su cui ci sentiamo di, la sottolineo anche, perché purtroppo spesso ci ritroviamo nel momento della rendicontazione ad avere delle variazioni o di azioni che non sono state fatte, sono state sostituite con altre, o di budget che è stato modificato, cioè è stato spostato da una voce all'altra, senza che questo ci sia stato comunicato. E quindi lo ribadiamo ancora una volta: se in corso d'opera il progetto subisce delle modifiche, perché è assolutamente possibile che ciò avvenga, e le modifiche stanno in un range maggiore del 20% del costo delle singole voci di spesa, oppure cambia proprio un'azione, va comunicato, va mandato semplicemente anche una mail all'ufficio del piano, dove viene spiegato cosa cambia e le motivazioni, e l'ufficio di piano deve autorizzare questa rimodulazione. Altrimenti, se noi lo verifichiamo in fase di rendiconto, si può arrivare alla non ammissibilità di queste voci di costo. E la rendicontazione finale non è cambiata, quindi vanno presentati tutti i giustificativi delle spese fatte per quanto riguarda la parte finanziaria, e vanno presentati i registri di presenza dei volontari per quel che riguarda invece l'apporto del volontariato. Abbiamo aggiunto questa specifica: qualora in fase di rendiconto finale l'ammontare dei costi vivi del progetto dovesse risultare inferiore a quello approvato, quindi si è speso di meno, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo anche del contributo assegnato, perché il contributo viene assegnato con una valutazione di tutto il progetto, non solo del contenuto, ma anche del costo, della parte del cofinanziamento che ci mette dell'associazione, e la valorizzazione, quindi quanto apporto sul progetto l'associazione mette in termini di volontariato. Quindi se alla fine si è speso meno di quanto si era messo preventivo, o il volontariato dichiarato risulta inferiore, allora il contributo viene rimodulato in modo proporzionale. Non è ammesso pareggiare i mancati costi vivi rendicontando più ore di volontariato, mentre sarà possibile sanare una minore valorizzazione, quindi se per caso dovesse essersi dimezzato per un qualche motivo l'apporto del volontariato previsto inizialmente, con un maggiore cofinanziamento da parte dell'associazione. Ribadiamo che oltre alla rendicontazione delle spese coi giustificativi vanno presentati anche i registri presenze dei volontari e dei beneficiari. Per questi registri presenze, come l'anno scorso, forniremo noi dei modelli, o se l'associazione utilizza già un suo format può tranquillamente continuare a farlo. Anche questo mi sento di sottolinearlo, che laddove il progetto prevede la realizzazione di materiale promozionale o anche comunicati stampa piuttosto che post sui vari social, va sempre riportata la dicitura che il progetto è approvato e finanziato nell'ambito del piano di zona per la salute e il benessere sociale con il piano attuativo 2021. Faccio una corsa contro il tempo, quindi chiudo questa parte e apro quella della scheda. Prendo quella dei progetti nuovi.
Allora, questa è la scheda intervento per chi presenta un progetto per la prima volta, altrimenti per chi presenta un progetto in continuità ci sarà la scheda intervento senza questa prima parte. Questa tabella riporta quello che poi ci chiede la Regione di compilare nel portale su cui dobbiamo riversare queste schede. E quest'anno la novità è solo che è stato introdotto il riferimento alla scheda regionale prevalente. Sul sito del Comune, nella sezione relativa ai piani di zona, trovate un file che sono appunto le schede attuative della Regione Emilia-Romagna a cui va fatto riferimento, quindi dovete vedere tra quelle schede il vostro progetto a quale si aggancia in modo prevalente e eventualmente anche ad altre per affinità. Questo insomma ci può essere, come no, questo è obbligatorio. Il riferimento agli obiettivi distrettuali, all'avvio di questo piano triennale, le associazioni che hanno partecipato ai tavoli di lavoro hanno individuato quelli che sono stati ritenuti degli obiettivi strategici da raggiungere per il nostro distretto sulle diverse aree, che in parte sono gli 8 detti dall'assessore Lisi e altri derivano da questi lavori di gruppo, e anche questi li trovate sul sito del Comune se volete andarli a rivedere e anche eventualmente modificare anche per chi aveva un progetto in continuità. Il resto è molto semplice, non mi soffermo perché è veramente è una scheda per presentare il progetto che avete in mente. Mi soffermo invece sul piano finanziario. Allora, abbiamo tolto la divisione che c'era lo scorso anno su le due colonne, sul contributo e il cofinanziamento, perché abbiamo visto che hanno creato un po' di confusione, nel senso che sì, le associazioni si sono sentite di dover decidere nel momento di presentazione quanto e quali voci venivano coperte dal cofinanziamento e quali dal contributo. Siamo tornate quindi alla versione precedente, dove questa distinzione non è presente, esplicitando solo che alcune voci, cioè quella del personale dipendente dell'associazione e quello relativo alle cene sociali, spese per curanti di lavoro, momenti di convivialità, sappiate che possono essere coperte solo da un cofinanziamento, che quindi deve essere necessariamente previsto in quest'altra parte. Qui ognuno indicherà se è presente questa voce di costo e a preventivo quanto pensa sia necessario per realizzare il progetto, quanto costa quindi il progetto nel suo complesso, quindi il costo vivo di uscita di cassa del progetto, e che contributo viene richiesto. Questa invece è la parte dove dovete esplicitare le risorse che l'associazione mette a disposizione sul progetto, che si dividono nella parte di cofinanziamento, quindi risorse monetarie, nei soldi, e nella parte invece di valorizzazione delle risorse umane e strumentali. Abbiamo cercato di esploderlo in questo modo, sperando vi sia d'aiuto. Il cofinanziamento può essere composto da fondi propri dell'associazione proponente o partner, che sono destinati appunto a coprire la parte dei costi del progetto e in particolare se previste queste voci qui, una quota parte del personale dell'associazione, dipendente dell'associazione, se viene utilizzato anche sul progetto. Possono derivare da altri finanziamenti che l'associazione ha perché partecipa ad altri bandi pubblici, e può derivare anche eventualmente, se è previsto, dalla quota degli utenti afferente al servizio. In questo caso chiediamo di esplicitare come viene stabilita questa quota e se sono previste eventuali esenzioni per alcune tipologie di utenti. L'altro contributo che l'associazione mette sul progetto, oltre a quello finanziario, può essere appunto di risorse umane e strumentali. Come dicevamo prima, se l'associazione utilizza delle proprie sedi o dei propri mezzi o dei propri strumenti, quantificherà che valore economico ha, ad esempio per una sede, se avesse dovuto affittare lo spazio per svolgere degli incontri e invece utilizza la propria sede, a che valore economico corrisponde questa. Per i volontari, anche qui la valorizzazione, come ho già detto quando ho presentato la guida, equivale a 16 euro l'ora per un volontariato generico
Mentre per un volontariato, faccio un esempio classico, io sono uno psicologo e faccio lo psicologo dentro il progetto, ma ovviamente a titolo volontario, e la mia valorizzazione sarà la mia parcella oraria. Indicatori, last but not least, perché vengono un po' maltrattati, questa è una delle parti che spesso ci ritroviamo non compilata, e invece è molto importante sia per noi ma anche per voi, perché vi aiuta, come dire, a dare la prospettiva di quello che sono gli obiettivi che vi ponete rispetto alla situazione di partenza. E immagino ci siano magari delle domande, però abbiamo questo vincolo dei tavoli tematici che ci partono. Allora, se partecipate, voi in questo momento partecipate anche ai tavoli tematici che seguono e avete delle domande che possono essere di interesse a tutti su questa parte, possiamo anche affrontarle in quei tavoli, altrimenti potete contattarci. E noi poi facciamo le domande, le raccogliamo, sì. Una risposta. Giusto, la collega suggerisce che potete comunque scriverle in chat, anche in questo momento, insomma, rimaniamo collegati, oppure via mail, e noi eventualmente possiamo fare delle FAQ poi sul sito, sì. Su quelle che vediamo sono delle domande ricorrenti. Per casi specifici ovviamente vi invitiamo a scriverci direttamente. Lascio la parola. Siamo ancora in ritardo. Sì. Lascio la parola all'assessore Lisi per il saluto finale, e con chi parteciperà anche ai tavoli ci vediamo nei tavoli tematici. Sì. Allora, intanto qualcuno userà questo? No. Quindi bene. Allora, perfetto. Intanto così do la parola a loro di sistemarsi nelle nuove postazioni. Ciao a tutti. Grazie per l'attenzione. Claudio Gasparotto scrive che non sente l'audio. Non so. Dunque, come sapete siete divisi nei tavoli che non sono, mi raccomando, quello che dicevamo nella premessa, il tema da affrontare adesso, tutti i temi sono in un contesto di trasversalità da quando è cambiato il nuovo piano triennale, quest'anno la regione ci indica come un anno di ponte e vedremo se il prossimo anno cosa avverrà, se ci sarà un nuovo piano triennale. Nel frattempo voglio ringraziarvi per l'attenzione e vi auguro buon lavoro nei tavoli tematici e spero e auspico di rivedervi tutti con una progettazione, la determinazione del percorso partecipativo e amministrativo alla fine dell'approvazione delle nuove progettualità. E condivido il fatto che i progetti condivisi nei tavoli tematici a volte servono anche per conoscersi fra di noi, fra realtà diverse, quindi sfruttate questa occasione di questo pomeriggio. Vi auguro buon lavoro e arrivederci se riusciremo appunto ad organizzare questo evento tutti insieme in presenza verso fine luglio. Buona estate, buon inizio estate e buona progettazione a tutti. Arrivederci. Chiudino.